Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono tornato a Vincent City, in Puglia, a Lecce. Sì, tornato perché ci sono già stato a giugno e se non avete visto il video ve lo lascio qua sopra da andare a vedere. Oggi sono venuto qua per intervistare il maestro Vincent, visto che molti mi avete chiesto la sua storia e come ha fatto a creare Vincent City. Ciao Vincent, ben ritrovato. Perfetto, mi fa tanto piacere. Ecco, la storia è partita molti anni fa e raccontaci un po' come ha creato Vincent City. Proprio oggi parlavo con uno dei ragazzi miei e dicevo questa casa ha una storia roccambolesca, cioè ha passato tantissime situazioni, a volte piacevoli e a volte no. Io devo essere sincero, avevo qualcosa dentro che mi portavo dentro già da quando ero a Milano, ma non riuscivo a capire che cos'era. E allora mi rivolgevo a tantissima gente, a preti, a sacerdoti, a filosofi, a psicologi, ma nessuno riusciva a dirmi che cosa era questa cosa che avevo dentro. Allora alla fine mi sono capito a solo. Diciamo che questa casa, quest'eremo, così lo chiamo, è come se fosse una bambina per me e l'ho tirata dalla mia anima. Perché poi l'ho fatto? Per una serie di circostanze avevo bisogno di capire me stesso e mi potevo capire solo attraverso l'arte. E per cui una volta che io eseguivo la struttura, creavo la struttura, mi liberavo di tante scorie, di tante cose che avevo dentro, cose oscure anche, che mi attanagliavano e mi avvelenavano l'esistenza. La casa mi ha purificato da tutto questo. Ma questa città perché l'hai voluta? Ecco, anche questa è una domanda molto interessante. L'ho voluta con tutto me stesso, pur non sapendo che sarebbe poi diventata una cittadina. L'ho voluta perché ho visto delle incongruenze nella vita di tutti i giorni e a contatto con migliaia di persone, perché io ho fatto anche vita religiosa in passato, quindi predicavo il Vangelo nelle chiese, quindi ho conosciuto tanta gente, quindi tante mentalità, tanti modi di pensare, di vedere cose belle, cose brutte, e volevo creare una specie di regno per l'arte, per fare giustizia agli artisti che sono morti sconosciuti e che molti hanno fatto anche la fame. Pensiamo a Van Gogh, pensiamo a Modigliani e a tanti, a Utrillo, tanti artisti dell'Ottocento che hanno fatto letteralmente la fame per essere poi riconosciuti dopo. Quindi prima di tutto è nata per un bisogno della mia anima, per esprimere come artista me stesso e poi per fare una specie di rivendicazione, una vendetta positiva per fare giustizia a tutti gli artisti che sono scomparsi in miseria e che queste cose non succedano mai più, ma sono convinto che succedano ancora. Dunque tutta opera tua e a tue spese? Io sono figlio di un muratore, quindi di estrazione poverissima, e sono orgoglioso di questo perché la casa è nata dal nulla, diciamo senza soldi. Ma tornando al discorso di prima, era tanto il bisogno di creare questo regno dell'arte, perché se voi vedete nella storia dell'arte, nessun artista ha mai creato un regno libero e indipendente per l'arte. Cioè, mi spiego, Michelangelo, Raffaello, Picasso, i nuovi, Schifano, tutti hanno dipinto per loro stessi, per soddisfare i loro bisogni, ma nessuno è riuscito a creare un regno per l'arte. Quindi diciamo che io sono come un re, come un monarca che ha creato un piccolo impero dal nulla, perché la casa è nata giorno dopo giorno con materiali di risulta, con avvenimenti fortunati, sotto influsso divino. Possiamo dire che la casa è come se si fosse nata da una voragine, è come una orchidea, è nata nel deserto senza che nessuno lo pensasse o lo volesse. Diciamo che io sono stato un esecutore.
quindi ho fatto né più e né meno di ciò che praticamente mi veniva rivelato. Quindi non tanto sono io che l'ho fatta, ma una forza superiore a noi sconosciuta. Ad oggi cosa rappresenta Vincent City? Una città di libertà o cosa, insomma? Ecco, sì, questa è la giusta definizione. Io, avendo amato sempre la libertà, un giorno un veggente di Milano mi fece una profezia, disse: tu Vincent sei nato già libero nella pancia di tua mamma. Diciamo che la casa e la mia vita è il frutto più bello del sistema democratico, l'uomo che vive e lascia vivere. Quindi ho amato tanto la libertà che l'ho fatta diventare la mia emblea, infatti qui ho scritto Viale della Libertà, perché chiunque viene possa sentirsi libero. Ma approfondisco ancora, la casa è come un sogno, è un'utopia, e io ne sono consapevole di questo. Però non ho permesso a nessuno di spegnere quest'utopia, questo sogno, perché sapevo che la gente ne aveva pure bisogno, quindi l'ho fatto anche come benefattore, appunto, e senza soldi, quindi nessuno mi ha dato niente, anzi possiamo dire che mi hanno tolto, e molto anche, ma nessuno mi ha dato niente. È stata costruita col sudore della fronte, con il mio sangue, e dipingendo giorno e notte, facendo tanti quadri, e posso contarne un 40.000 opere. Quindi Vince si può ritenere fortunato, perché questo sogno l'ha realizzato dal nulla. Ecco perché la gente ne è affascinata, ne è ammaliata, perché la casa è nata per un effetto di magia, è nata come qualche cosa che la storia si aspettava dall'eternità. Ma abbiamo dovuto aspettare il momento favorevole, in un clima democratico che è quello che è. Però, grazie anche alla forza d'animo che ho avuto io, mi sono imposto e non ho permesso a nessuno. E guardate che io ho visto la galera, sono stati pochi giorni, perché già per l'abusivismo, no? Però ho visto la galera, cioè ho affrontato prove durissime, che io non sono persona per quegli ambienti. Però l'ho accettato per amore della casa, per amore della legge della gente e per amore anche dell'arte. Quindi mi sento una persona felice, perché io lottavo anche per la felicità, perché nessuno nasce cattivo. Io penso che sia la gente sia infelice. E allora quando trovano qualcuno che ha trovato la felicità, tutti si accalcano, perché la vogliono anche loro. Sì. Vincent, ho visto che hai avuto molte difficoltà, ma ce n'è una che ti è rimasta impressa? Certo, la difficoltà più grande che ho avuto è che non mi sono sentito capito. Cioè la sofferenza che io per anni mi sono trascinato era quello, il bisogno di essere capito e di avere quel riconoscimento della mia anima, essere riconosciuto. Tutti gli uomini vogliono essere riconosciuti, il riconoscimento. Vincent, tu sei un maestro in tutti i sensi, sia di livello artistico che di vita, direi. A livello artistico, perché qui hai la tua mostra di quadri. Esatto, esatto. Allora, questo tra i tanti sogni che io ho avuto è quello di far conoscere la mia arte alla gente, soprattutto di espandere, no? Oggi con internet abbiamo la possibilità di far vedere anche le opere attraverso Instagram, no? Io su Instagram, per esempio, ho una carrellata di quadri miei ed è una cosa meravigliosa, proprio io che proprio la tecnologia. Quindi io che ero un antitecnologico, oggi uso internet, Instagram, ma anche Facebook, per far conoscere la mia arte. Quindi la gente può gustare i quadri, può portarseli in casa a prezzi accessibilissimi. La cosa bella è che me li comprano anche i contadini, i falegnami, i carpentieri, i muratori, che un tempo sarebbe stato un mondo non per loro. Quindi mi sono avvicinato alla gente e questa è la cosa più bella che ho fatto nella mia vita. Poi per quanto riguarda il maestro di vita, perché io ho fatto la bellezza di 10 anni di deserto,
sono state in diverse cascine, trulli abbandonati, ho vissuto come un eremita, cioè praticamente a 5-6 km da un paese, solo come un cane e con un cane. E questo cane si chiamava Raphael, no? Raphael di Milano. Questo cane si chiamava Rocchetto.